C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali fra grandi squadre. L'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica e siamo pronti. Ci siamo, si inizia, si comincia. Tutto pronto, si parte. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Si schierano in campo col 4-5-1 che dovrebbe dare copertura e garantire superiorità numerica in mezzo al campo. Fellaini! Palla deviata dalla parte esterna del palo che finisce sul fondo. Luis Gustavo. Fernandinho. Strappano il pallone agli avversari. Nainggolan. Benteke. Vincent! Che gol! Splendida rete! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sbaglia l'appoggio, sarà rimessa con le mani. Vertonghen. Company. Alderweireld. De Bruyne. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Hanno perso palla. Intervento decisivo. Ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Barriera prova a guadagnare qualche metro. Arriva l'ammonizione. Ha cercato di fare il furbo, di guadagnare metri. Arriva il giallo per lui. Occhio alla punizione. Fuori dallo specchio della porta. Esagerato nel trovare l'angolo più lontano. Gli avversari hanno tremato per un istante, ma il pallone è finito alto sopra la traversa. Nonostante la cattiveria con la quale ha colpito la palla, non è riuscito a inquadrare la porta. Hulk. Occhio al pallone per Neymar. L'anticipo del difensore. Cerca la porta. Troppo centrale qui. Facile per il portiere. Nainggolan. Benteke. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. Ecco il tiro. Distinto il difensore. Spazza via. Marcel. Company. De Bruyne. Benteke. Controllano molto bene il possesso del pallone. Benteke. Una parata incredibile. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Fellaini. Conclusione senza angolo questa. Nainggolan. Benteke. Coutinho. Iniziativa interessante per il Brasile. Coutinho, palo e non è finita, attenzione!
Marcelo. Occhio al cross. Hook! Occhio al traversone. Pallone recuperato. Marcelo. Parte il tiro. Tiro centrale, assolutamente comodo per il portiere. E finisce. L'allenatore ha deciso di cambiare completamente volto alla squadra con 3 sostituzioni in un colpo solo. Fernandinho. Coutinho. Fellaini. Dembélé. Buona idea, palla verticale, ma attento al difensore. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Dembélé. Fernandinho. Danilo. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino. Hook! Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Hazard. Perdono palla. Kakà. Danilo. Coutinho. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Alderweireld. Conquistano un buon pallone a centrocampo. Coutinho. Vince il contrasto e recupera il pallone. De Bruyne. Fellaini. Lukaku. Neymar. Ha provato con il cross, ma il risultato non è stato all'altezza. Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto. I due modelli di gioco sono alla pari. Lukaku. C'è spazio davanti a sé. Dembélé! Portiere che blocca il tiro. Bravo. Occhio traversone. Coutinho, gol per i brasiliani. Un tiro preciso, il portiere non ha potuto nulla. E ci vogliono dei piedi delicati come i suoi per fare queste cose. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Hulk. Buono il tackle. Ha un auto. Hulk! Attenzione! Rete! Gol annullato, ma di fatto l'arbitro aveva
già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Hazard interrompe l'azione con un intervento tempestivo. 5 al termine, parità assoluta. Sarà calcio d'angolo per il Brasile. E c'è la presa sicura del portiere. Mancano pochi minuti alla fine, partita che può ancora regalarci molto. Neymar. Saranno 2 minuti di recupero. Luis Gustavo. Neymar. Cerca la porta, grande parata. Super portiere. E al 90° dunque, le squadre sono in parità.